A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Assemblea regionale ha dedicato un consiglio aperto a esperti, professori universitari e associazioni di categoria per riflettere sul ruolo dell'Unione Europea in un momento storico particolarmente difficile. Il Consiglio regionale ha prorogato fino al 30 aprile, termine massimo previsto dallo Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio. Il provvedimento è ancora all'esame della prima commissione, circa 160 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Non sarà sottoposta a referendum la delibera sulla riorganizzazione degli ospedali piemontesi. A maggioranza il Consiglio ha votato per l'inammissibilità della richiesta di consultazione popolare presentata dal Comitato Salviamo gli ospedali e la sanità in Piemonte. È stato aperto un tavolo sindacale per trovare un accordo sulla messa in mobilità di una parte dei quasi 200 dipendenti del Consorzio Eurofini. Lo ha annunciato con una comunicazione all'Aula l'assessora alle partecipate Giuseppina De Santis. Sarà istituito il 1 gennaio 2018 il nuovo comune di Cassano Spinola, nato dalla fusione di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria. Il nuovo comune, che potrà contare su incentivi statali e regionali, avrà una popolazione complessiva di 1.964 abitanti. Hai un cuore rap e frequenti una scuola media o superiore in Piemonte? Partecipa con una canzone inedita e un video originale al concorso bandito dal Consiglio regionale. I migliori si esibiranno durante la partita del cuore allo Juventus Stadium il 30 maggio. Prosegue fino al 28 aprile nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris la mostra Abilitart, selezione di opere grafiche, pittoriche e fotografiche sul senso del corpo in chiave paralimpica, realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Torino.